Ecco, quando la nostra vita si incontra con Cristo, tutto diventa una gioia, una festa, una pienezza di grazia. E certamente anche le pratiche penitenziali, il digiuno e altre pratiche penitenziali, trovano il senso nella possibilità che noi abbiamo di incontrare Cristo, di diventare persone nuove. La penitenza nella vita e nella fede cristiana non è fine a se stessa, non dobbiamo soffrire per soffrire. Ma ciò che facciamo in termini anche di penitenza e di sacrificio è perché vogliamo essere persone nuove. Vogliamo vivere l'incontro con Cristo, vogliamo rigenerarci, vogliamo essere quel vino nuovo che addirittura spacca gli odri, che supera, se vogliamo, i limiti di una natura e di una condizione umana che in Cristo è diventata una realtà nuova, un'umanità nuova, una vita nuova, proprio per cui Lui, essendo vicino ad ogni uomo, primogenito di tanti fratelli che siamo noi, e ci ha portati ad essere nuovamente quello che Dio voleva, figli suoi. E come Lui è l'immagine del Dio invisibile, ecco anche noi come figli dobbiamo portare impressa in noi, e San Pio ce lo ricorda in maniera esemplare, l'immagine di Cristo, nostro fratello.